Presentarle. Intanto c'è anche una conferma, direi che la giocatrice forse più rappresentativa del roster, ovvero Ada De Pasquale, è arrivata l'anno scorso, è cresciuta tanto nel corso dell'anno, una delle giocatrici su cui puntate di più. Perché è una ragazza che ha dato l'anima e si è già innamorata già dall'anno scorso del basket senza allenatore. Chi viene a Stellaggio si innamorano subito di noi. Speriamo. Sperate si innamori di Stellaggio anche Ana Ljubenović, immagino, terza squadra in Sardegna. Trovano bene quando vengono in Sardegna e a Stellaggio in particolare, trovano molto, molto affetto familiare, per cui è come se fossero a casa loro. C'è curiosità attorno a una vostra giovanissima, ovvero Francesca Mura, classe 2000, sta recuperando dall'infortunio in cui noi crediamo molto, ma non soltanto su di lei ma su diverse ragazzine del 2000. Soltanto la federazione quest'anno ha commesso secondo noi un grossissimo errore, non consentendo al 2000 di fare campionati senior, ma soltanto per deroga, per, diciamo così, per interesse nazionale, cioè giocatrici di interesse nazionale. E quello è un danno per le società che hanno un vivaio, come in questo caso noi abbiamo un buon vivaio del 2000 e possiamo utilizzarne chissà quanto in deroga. Avete fatto una scelta sostanzialmente per sopravvivere a lungo termine, c'era bisogno di dare un cambiamento quest'anno ed era quello di puntare sulle giovani, appunto. Soltanto che questo la federazione lo ha impedito, perché abbiamo dovuto limitare l'innesto del 2000 nella prima squadra e, diciamo così, è rifornirci, se così si può dire, di giocatrici un pochettino esterne. Parliamo anche del tecnico Fabrizio Staico, ancora una stagione a Stellaggius, ovviamente la sua conferma non è mai stata in discussione. Guarda, su Fabrizio c'è da parlare pochissimo e da dire pochissime parole. Per noi è molto importante, per il Tentarotto è molto importante, è un allenatore che dà l'anima, è un allenatore che è apprezzato da qualsiasi giocatrice che è arrivata al Tentarotto, è un giocatore, non voglio dire unico, ma è un giocatore eccezionale, cioè non è un allenatore unico, ma è di sicuro un allenatore eccezionale. Parliamo anche degli altri due innesti che sono arrivati invece da fuori, diciamo, tra virgolette, ovvero Giulia Ridolfi che arriva da Orvieto e la Manfre che invece arriva da Palermo, credo, scusa. Cioè, può presentare un pochino che tipo di giocatrici sono? Guardi, io in questo ultimo periodo purtroppo non ho potuto seguire a fondo gli allenamenti perché c'avevamo tante altre cose da fare, ma ho visto che si sono inserite molto bene e in particolare Giulia è una ottima giocatrice, abbiamo visto che c'è un ottimo tiro da tre. E anche Giorgia, un po' come sono delle giocatrici che danno l'anima e sono veramente molto interessanti. E noi siamo sicuri che nel giocare in questa squadra con l'allenatore Fabrizio Staico miglioreranno tantissimo, come hanno migliorato tantissimo tutte le giocatrici esterne che sono venute a giocare nella nostra società. Passando in rassegna un pochino il roster, non posso non chiederle qualcosa anche sul capitano Anna Lussu, capitano ovviamente in attesa di Manuela Tinti, che tutti noi speriamo di rivedere al più presto qui. Cosa possiamo dire anche su di lei? Possiamo dire su Anna Lussu le stesse cose che abbiamo detto di Fabrizio Staico: è eccezionale, è una ragazza eccezionale che si danna all'anima, per lei i dolori sono insensibili, non li sente i dolori, diciamo così. Per cui è una ragazzina che è veramente molto molto interessante, è una trascinatrice, incoraggia tutte le compagne e anche lei è una bandiera nella nostra società, al pari di Fabrizio Staico come tecnico, lei come giocatrice. Le vedo pian piano mentre passano, mi è venuto in mente anche di chiederle due battute su un'altra giocatrice che è arrivata quest'anno, ovvero Michela Laccorte. La conoscevamo da tanti anni perché giocava sempre all'Astro e anche questa è una ragazzina molto molto interessante, probabilmente merita di continuare a giocare in questa categoria. Perfetto, allora io la lascio, insomma, guadagnare nuovamente la panchina, le faccio un in bocca al lupo non solo per questa partita, per quella di domani, ma anche per il campionato. Grazie ancora a Gabriele Cinus, dirigente responsabile del San Salvatore Stellaggius. Io vado a prendere la mia postazione qui al Palarestivo di Cagliari, nonostante si tratti di un'amichevole, con l'inizio del campionato ancora lontano, c'è già un buon pubblico. Pubblico che ha caratterizzato anche la prima partita. Dicevamo che ha caratterizzato anche la prima partita tra Virtus e Cuscagliari, terminata con la larga vittoria della compagine cussina, che disputerà dunque la finale domani per il primo e secondo posto, sempre qui al Palarestivo.
alle ore 20:30 contro la vincente di questa partita. Torniamo in diretta dal pala restivo di Cagliari, 2 minuti e mezzo scarsi alla palla 2 di questa partita, la seconda partita del torneo Acqua San Giorgio. In campo Basket San Salvatore Selargius, squadra che prenderà parte al prossimo campionato di Serie A2 femminile nel girone nord. Invece dall'altra parte l'oratorio Elmas, allenato da Carla Tola, che affronterà invece il torneo di Serie B. Con il dirigente responsabile del San Salvatore nel corso del pre-partita abbiamo fatto un pochino il punto della situazione sulle tante novità del San Salvatore. Andiamo a riepilogarle un pochino. Innanzitutto l'innesto probabilmente maggiormente importante del San Salvatore nel corso di questa stagione porta il nome di Ana Ljubenović, lungo sloveno ben noto in Sardegna. Infatti il San Salvatore è la sua terza squadra sarda dopo Virtus Cagliari e Astro Cagliari, Astro che aveva anche lì ottenuto la salvezza nello scorso campionato di Serie A2, che ha poi rinunciato alla categoria per prendere parte al torneo di Serie B. Tra l'altro Astro Cagliari è una di quelle squadre che avremo modo di vedere nel corso di tutta la prossima stagione sugli schermi di directasport.it e sardegnasport.com. Dall'Astro Cagliari, assieme ad Ana Ljubenović, è arrivata anche Michela Laccorte, anche lei giocatrice ben nota in Sardegna, classe 90, un play guardia mancino di sicuro affidamento per coach Fabrizio Staico, scusate, che rispetto alla scorsa stagione può contare anche su Ada De Pasquale, giocatrice che nel corso dei mesi è andata a crescere notevolmente dal punto di vista del rendimento fino a diventare uno dei cardini della squadra. Era già e rimane uno dei cardini Anna Lussu, capitano di questa squadra, in attesa ovviamente del ritorno di Manuela Tinti, che tutti ci auguriamo di poter rivedere al più presto sui parquet. Due novità importanti portano invece il nome di Giulia Ridolfi e Giorgia Manfre, due giocatrici che sono arrivate da oltre Tirreno. La Ridolfi, ex Orvieto, l'anno scorso nel campionato di Serie A1, lunga, classe 1994. Giorgia Manfre invece, dopo aver rescisso con Salerno a gennaio nel campionato di Serie A2, è andata ad accasarsi a Palermo, formazione con cui ha concluso la stagione prima di arrivare anche lei al Selargius. Delle altre novità in casa San Salvatore andremo poi a parlare nel corso della partita, man mano che appunto il match ce ne renderà l'occasione. Le squadre stanno per entrare in campo, saluti di rito anche tra gli arbitri e il confermatissimo coach Fabrizio Staico, oggi in tenuta sgargiante di colore arancione. Abbiamo già il quintetto del Elmas, andiamo dunque a darvene conto. Con la canotta numero 5 c'è Alessia Loddo, con la 20 invece Roberta Aresu, con la numero 9 un'altra ex Astro Cagliari. Si tratta di Francesca Cavalieri, che ha cambiato numero di maglia, infatti ci aveva tratto in inganno per qualche istante. Francesca Cavalieri in maglia numero 9, non in maglia numero 11, così come era scritto nella distinta che ci è stata consegnata in precedenza. Con il 17 abbiamo Marcella Sau e chiude il quintetto la numero 8 Costanza De Salvi. Dall'altra parte invece in casa San Salvatore il capitano con la maglia numero 6 Anna Lussu va a saltare invece con la canotta giallo-nera numero 4 Ana Ljubenović, con la 5 Ada De Pasquale, con la 15 una delle nuove arrivate Giorgia Manfre, e arriva in questo momento sul parquet anche Michela Laccorte. Questi sono gli starting five scelti dai due coach, da una parte Carla Tola, che è di queste, che era un abituè fino alla scorsa stagione di questo palazzetto nelle vesti di allenatrice
della Virtus Cagliari. Dall'altra parte invece il tecnico è il già citato Fabrizio Staico, che è già in ginocchio a dare indicazioni alle sue giocatrici. Il possesso del San Salvatore Selagius gestito da Anna Lussu, la ricezione fuori dall'arco per Ada De Pasquale, si propone Michela Lacorte, non viene servita, la palla circola sul perimetro, ora in possesso di Anna Lussu che va dentro in penetrazione, lo scarico, il tiro dall'angolo da parte di Lacorte che è sfortunata, ma bel rimbalzo offensivo da parte di Manfre, chiamato lo schema a testa da parte di De Pasquale, poi prova a prendere la linea di fondo e realizza con la mano destra Anna Lussu, primi due punti di questa partita, portano dunque la firma del capitano del San Salvatore. Dall'altra parte il primo attacco di questa partita per l'Elmas con la ricezione di Cavalieri, osserva il piazzamento delle compagne, viene attaccata da Manfre, troppo energica secondo gli arbitri la pressione di Giorgia Manfre, arriva dunque la prima sanzione personale per la giocatrice ex Salerno ed ex Palermo, rimessa dal lato per l'Elmas. Ricordiamo allora anche i due arbitri di questa sfida, che sono i signori Mattia Currelli di Assemini e Riccardo Basso di Elmas. Intanto è arrivata la palla persa dell'Elmas, ne ha approfittato Ada De Pasquale che è andata dentro a prendersi il fallo che la porterà in lunetta per i primi due tiri liberi di questa partita. Sale l'incitamento anche del pubblico, il punteggio vede il San Salvatore avanti per 2-0, canestro realizzato in precedenza da Anna Lussu, ora due tiri liberi per Ada De Pasquale che avrà l'occasione in lunetta di allungare, realizzato il primo tiro libero sottolineato dagli applausi del pubblico. 1-2, ma c'è il rimbalzo di Anna Ljubenović, palla subito dentro per Manfre, capisce tutto Cavalieri che devia il pallone sul fondo, rimessa dunque in zona offensiva per il San Salvatore con Michela Lacorte, chiamato lo schema, prova a smarcarsi De Pasquale contro la difesa molto fisica di De Salvi. Manfre ancora probabilmente con il fallo, sbaglia ma recupera il rimbalzo, si lamenta con gli arbitri. Ancora un extra possesso per il San Salvatore, persa completamente nel pitturato. Giorgia Manfre che realizza il 5-0 San Salvatore. Prova ad accelerare le operazioni in attacco l'Elmas con Aresu. Palla ora che circola sul perimetro con Sau. Si muove l'attacco dell'Elmas, pescata nel pitturato, il gancio lunghissimo lasciato partire da Cavalieri. Decide di rallentare ora De Pasquale, Ljubenović, posizione profonda per lei, lavora spalle a canestro e per poco non guadagna il gioco da tre punti. Può poco contro la sua fisicità, De Salvi. E altri due tiri liberi per il San Salvatore. E c'è anche il primo timeout di questa partita, lo chiama coach Carla Tola, che evidentemente ha visto qualcosa che non va bene, soprattutto nella difesa della sua squadra. Raccomandazioni abbastanza energiche anche per coach Fabrizio Staico, le sue hanno approcciato molto bene questa partita andando a sfruttare il vantaggio in termini di centimetri soprattutto con Manfre e Ljubenović, sarà questo il tema tecnico e tattico della partita. Lo ricordiamo, c'è una categoria di differenza tra le due squadre, fino a questo momento il divario tecnico si è visto soprattutto diciamo in termini fisici. Astro Cagliari che figura nel girone nord del campionato di Serie A2 assieme a Broni, dove affronterà squadra contro cui andrà a misurarsi trovando una vecchia conoscenza della pallacanestro sarda come Angela Dettori. Poi Castel Carugate, Sanga Milano, Albino, Costa Masnaga, Crema, Vicenza, Alpo, Marghera, Pordenone, Bolzano, Castelnuovo Scrivia, oltre ovviamente alla Virtus Cagliari che avete visto in precedenza. Saranno queste le squadre che andranno a comporre il girone nord del campionato di Serie A2 femminile.
2-2 intanto per la slovena Ana Ljubenović, 7-0, continua a crescere il margine in favore del San Salvatore. Un po' di difficoltà nel palleggio della giocatrice in maglia numero 20, Roberta Resu, altra palla persa, ne approfitta ancora Anna Lusso a tutta velocità ad appoggiare il più facile dei layup con la mano destra, 9-0, allunga anche la difesa del San Salvatore, prova ad approfittarne ora Sau, trovata la numero 8 De Salvi, ora la palla per Cavalieri, stoppata da Manfre, altra bella difesa del San Salvatore che non concede nulla in contropiede, la corte a segno con la mano sinistra, 11-0, continua questo parziale che l'Elmas non riesce a ricucire. Ci prova ora Aresu, il palleggio di Aresu controllata da De Pasquale, la palla fuori per Sau, ancora l'ennesima palla persa, va a nozze Anna Lusso, 13-0, disperata Carla Tola in panchina, non un buon approccio sicuramente per le sue ragazze quando sono già passati 3 minuti dall'inizio di questa partita, ancora nessun punto per l'Elmas che è sotto per 13-0, ci prova ora con coraggio la numero 5 Alessia Loddo, il suo tiro però è corto, già dall'altra parte il San Salvatore, la ricezione per Ljubenović, bel passaggio no look per Michela Laccorte, al posto giusto e anche al momento giusto la giocatrice ex Astro Cagliari che realizza i punti del 15-0, San Salvatore ora in difesa, palla che circola sul perimetro con Sau, trova un buon corridoio Sau, ora la finta è chiusa, Cavalieri deve un po' sbrogliare una matassa piuttosto intricata, finisce a terra, chiamata la palla a due, è la freccia che premia l'Elmas, mentre arriva anche il primo cambio per coach Carla Tola, è uscita con il numero 17 Marcella Sau al suo posto in campo con la maglia numero 2 Alessandra Serra. Si riprenderà con una rimessa in zona offensiva per l'Elmas. Discutono a distanza i due arbitri, si discute sulla zona da cui verrà effettuata la rimessa, è pronta Roberta Aresu, la ricezione ora ancora per Aresu, il tiro dalla lunga distanza e finalmente arriva il primo canestro della partita per l'Elmas. Lo realizza Roberta Aresu, 15-2 il punteggio, 6 minuti da giocare ancora nel corso del primo quarto. Directasport.it e sardegnasport.com in sinergia ancora a raccontarvi il torneo Acqua San Giorgio che è un po' l'evento inaugurale della stagione cestistica al femminile in Sardegna. In precedenza avete visto il CUS Cagliari, partita commentata dal collega Fabio Frongia, dicevamo CUS Cagliari che ha avuto la meglio facilmente sull'Astro Cagliari, sulla Virtus Cagliari, scusate. Tanto arriva anche il primo cambio per coach Fabrizio Staico, richiamata in panchina Anna Lusso, davvero ottimo il suo apporto fino a questo momento, soprattutto a livello difensivo, con tante palle recuperate che ha poi saputo capitalizzare in canestri realizzati. Al suo posto c'è un'altra conferma, ovvero Laura Palmas, non l'abbiamo probabilmente citata nel corso del pre-partita con il dirigente responsabile Gabriele Cinus, ce ne scusiamo con la diretta interessata, ma anche lei rappresenta una di quelle bandiere che continuano a sventolare anche in questa stagione. Asse Largius prova l'azione personale, ancora Aresu che tiene vivo l'attacco delle sue, in precedenza il San Salvatore aveva allungato ancora sul più 15, 17-2 ora la situazione sul tabellone, 5 minuti e 13 secondi ancora da giocare con l'oratorio Elmas in attacco. Il fischio del signor Basso che sancisce la ripresa del gioco con Loddo, pescata con non poche difficoltà Alessandra Serra, sta per scadere il cronometro dei 24 secondi, si deve affrettare Serra, un tiro forzatissimo ma c'è molto generosa al rimbalzo Francesca Cavalieri che cade a terra
Palla persa ancora per l'Elmas. Intanto altro cambio per coach Fabrizio Staico, che vuole dar fondo a tutta la sua panchina. Al posto di Ada De Pasquale è entrata in campo con la maglia numero 14 Francesca Mura, classe 2000. L'abbiamo citata nel corso della presentazione questa partita, una degli elementi di maggiore interesse di questa squadra, classe 2000 abbiamo detto, e soprattutto nazionale under 15, molto sfortunata negli ultimi tempi con la rottura del legamento crociato, è riuscita però a riprendersi e in questa stagione, seppur in regime tra virgolette di deroga come abbiamo sentito in precedenza, darà il suo contributo al San Salvatore nel campionato di Serie A2 femminile. Aresu a gestire il possesso dell'Elmas. Le mani addosso da parte di Mura, che si accusa immediatamente del fallo. Altro cambio per il San Salvatore con Manfre, che lascia il posto alla numero 17 Silvia Masala. Anzi, scusate, si tratta della numero 13 Giulia Ridolfi, nuovo arrivo di cui abbiamo parlato a più riprese da Orvieto in Serie A1. Intanto un po' di riposo anche per Francesca Cavalieri. Al suo posto c'è Roberta Secci per l'Elmas. Aresu, controllata ancora da Mura, arriva per il blocco la numero 8 De Salvi, lavora ancora sul blocco Aresu, c'è l'infrazione chiamata dagli arbitri, proprio un blocco in movimento da parte di Costanza De Salvi, che non è d'accordo con la chiamata arbitrale, mentre il San Salvatore si è già riportato in zona d'attacco con Michela Laccorte, guardia che all'occorrenza sa anche portare palla. Ljubenović lavora spalle a canestro, mano morbidissima e appoggio a canestro per il 19-2 San Salvatore, dominio in lungo e in largo per la formazione giallonera. Secci, ancora Aresu, bello lo scarico ancora per Secci, che si ritrova un po' il pallone in mano, forse sorpresa dal passaggio della compagna, davvero un gran suggerimento, riesce a realizzare Roberta Secci il canestro del 19-4. Rimessa in zona d'attacco per il San Salvatore, se ne incarica Francesca Mura. Tanti cambi, registriamo un altro in casa Elmas con la numero 1 Benedetta Casadei, che prende il posto della numero 5 Alessia Loddo. Il piazzato dalla media distanza non ha segno stavolta per Anna Ljubenović, può correre finalmente l'Elmas, che poi rinuncia e decide di attaccare a difesa schierata. Palla per Aresu, mano sinistra, qui un tiro in corsa che non trova fortuna, va un po' in avventura solitaria, possiamo dire così, Giulia Ridolfi, un lungo che corre in campo aperto, diciamo non è esattamente il sogno di tutti gli allenatori. Arriva la palla persa per il San Salvatore, ci mette una mano però Francesca Mura, molto attiva in difesa, vuole far bene e lo sta dimostrando la giovanissima di casa Selargina. 2 minuti e 45 secondi ancora da giocare nel corso di questo primo quarto. 19-4 dice il tabellone, vantaggio di 15 punti per il San Salvatore. Ora però in attacco c'è l'Elmas con Casadei, che non si avvede del cronometro dei 24 secondi che stava scadendo. Palla nelle mani di Alessandra Serra, arriva il suono della sirena e nulla di fatto dunque per la formazione di Carla Tola. Altro cambio per coach Fabrizio Staico, che ha mandato in campo la numero 9 Adele Schirru, altra classe 2000, altra nazionale under 15, altra giocatrice, abbiamo sentito prima, in deroga. Qui bel taglio da parte di Mura, ottima l'idea, l'esecuzione è però imprecisa,
si palleggia sul piede Mura, sfortunata, arriva la palla persa per il San Salvatore, 19-4 ancora il punteggio, che rimane inchiodato da qualche tempo. Circolazione sul perimetro, ora Casadei prova a girare sul perno, sporca il pallone Ljubenović, altra palla persa, riparte a tutta velocità il San Salvatore con il tiro da tre punti di Mura di tabella, ma quel che conta è che va a segno, 22-4 più 18 San Salvatore, che se possibile ipoteca già la partita dopo pochissimi minuti. Casadei, ora la palla per Serra, attaccata subito da Laura Palmas, aggressiva sulla giocatrice avversaria, recupera il pallone Laura Palmas, specialista difensiva anche lei, che propizia un altro recupero che ora il San Salvatore va ad amministrare. Ljubenović tiene palla ferma, osserva il piazzamento delle compagne, in particolare di Giulia Ridolfi, che aveva tagliato molto bene fuori con il fisico la sua avversaria diretta, scusate, la numero 15 Roberta Secci. Ricezione profonda e altri due punti, 24-4 più 20 San Salvatore. Qui prova il passo e tiro, trova però la via del canestro chiusa e sbaglia successivamente anche Roberta Secci. Qui Francesca Mura si arresta, spazio per Ljubenović, arriva ora a controllarla De Salvi, ancora Ridolfi, decide di andare nuovamente fuori, Ljubenović palleggia arresto e tiro, arriva il fallo della numero 2 Alessandra Serra e due tiri liberi per Anna Ljubenović, giocatrice che non ha bisogno di presentazioni. Tanto per porre un attimino rimedio alla situazione di sofferenza nel pitturato, coach Carla Tola manda in campo nuovamente Francesca Cavalieri al posto della numero 8 Costanza De Salvi. Dicevamo di Anna Ljubenović, che nel frattempo ha realizzato il primo tiro libero, giocatrice di sicuro affidamento, 4-5, può ricoprire due ruoli, pericolosa tanto spalle a canestro quanto anche fronte a canestro in virtù di una mano più che educata dalla media distanza. Un po' di meritato riposo per lei quando mancano ormai 38 secondi alla fine del primo quarto, con l'Elmas in attacco. Casadei, il palleggio ora per Sau. Sau prova a cambiare direzione, bella la finta e il tiro che però non trova fortuna, recupera in qualche modo il pallone ancora Sau, il blocco di Cavalieri. Non è di Francesca Cavalieri il fallo, ma è probabilmente di Laura Palmas. Primo fallo della sua partita e due tiri liberi allora per Marcella Sau. Dentro il primo. Organizza già il possesso difensivo coach Carla Tola, ma le sue rimangono ancora in attacco grazie al rimbalzo offensivo conquistato. Prova a tagliare dentro Serra, trova la via chiusa, allora se ci deve prendere un tiro dalla media distanza, sbagliato, si lotta sul pallone vagante, lo recupera Giulia Ridolfi che si deve affrettare, lascia partire la preghiera che non trova però la via del canestro. Ora si spegne il cronometro del primo quarto, il San Salvatore Selagius è avanti nettamente, più 21 sul Oratorio Elmas, il punteggio lo vedete è di 26-5. Noi ci risentiamo tra qualche istante per la ripresa del gioco. Thank you.
squadre nuovamente in campo al Palarestivo. Dominio totale del San Salvatore dopo i primi 10 minuti, 26-5 più 21. Non è certamente il risultato ciò che gli allenatori stanno cercando in questa partita. Superiorità del San Salvatore, che era senz'altro preventivabile vista anche la differenza di categoria. Indicazioni comunque positive per coach Fabrizio Staico dopo i primi 10 minuti, soprattutto per quanto concerne l'applicazione difensiva delle sue ragazze. Infatti il margine di vantaggio del San Salvatore è scaturito soprattutto dall'aggressività difensiva fin dai primissimi possessi, soprattutto con il capitano Anna Lussu, che ora è tornata in campo. Allora riepiloghiamo i quintetti per il San Salvatore. In campo Anna Lussu, con il numero 15 c'è Giorgia Manfre, con il 13 Giulia Ridolfi, con il 4 Anna Ljubenovic, con il 9 c'è invece Adele Schirru. Per l'Elmas è andata a realizzare ora Benedetta Casalei, assieme a lei a comporre il quintetto la numero 17 Sau, la numero 15 Secci, la numero 2 Serra e la numero 9 Francesca Cavalieri. Mentre cerca la via del canestro Giulia Ridolfi, la trova sbarrata ma c'è il fallo che la manda in lunetta, con l'occasione di ripristinare il più 21 San Salvatore. Dentro pur con qualche patema il primo libero dell'ex giocatrice di Orvieto, 2-2. E allora più 21 ancora San Salvatore Selagius, 28-7, 9 minuti prima dell'intervallo lungo. Directasport.it e sardegnasport.com in diretta dal Palarestivo di Cagliari per il primo trofeo Acqua San Giorgio. Tutto il meglio del basket femminile isolano, ovvero CUS Cagliari, Virtus Cagliari, San Salvatore Selagius e anche Oratorio Elmas. Formazione si propone con ambizioni nel campionato di Serie B. Qui intanto spedita in lunetta Roberta Secci. Elmas, che oltre alla formazione femminile propone anche una formazione maschile di assoluto rispetto nel torneo di Serie C. Tra l'altro anche questo un torneo che vi andremo a raccontare nel corso di tutta la stagione grazie alla partnership siglata da Directa Sport e da Sardegna Sport con il Sustentus Estu. Oratorio Elmas, dicevamo, che si propone con ambizioni anche nel torneo di Serie C. Tra i nuovi acquisti, tra gli altri, Daniele Soro, ex Olimpia Cagliari l'anno scorso in Serie B maschile. Qui intanto la ricezione da parte di Giorgia Manfre, chiamato il fallo in attacco, si lamenta la giocatrice ex Palermo. Secondo gli arbitri ha sbracciato un pochino troppo per prendere posizione nel pitturato e prova a ricucire. Allora l'Elmas con la ricezione per Serra, prova la tripla Serra, le sporca il pallone Ridolfi, che ora corre in contropiede a inseguire un pallone difficile, riesce a tenerlo in campo, bel passaggio e canestro, potenziale gioco da tre punti per Adele Schirru. Canestro che è nato da una bella giocata di Ridolfi. Ridolfi, che dicevamo è andata a sporcare il pallone sul tiro da tre punti, ha poi tenuto lo stesso pallone in vita a ridosso della linea di fondo ed è andata a servire Schirru con un bellissimo scarico. Schirru non riesce a convertire il libero addizionale ma rimane in zona d'attacco il San Salvatore Selagius. Chiamato lo schema da parte di Anna Lussu, la ricezione ora difficoltosa per Adele Schirru.
che soffre la pressione di Benedetta Casadei. Palla persa per il San Salvatore, che ha perso forse un pochino di ritmo in attacco. Torna allora in campo Ada De Pasquale, va a dare il 5 al capitano Annalussu. In attacco l'Elmas, in punta Secci. Bel taglio backdoor qui servito per Casadei, che sfrutta al meglio il passaggio della compagna e lo converte in due punti, 30-11. Ha senz'altro migliorato la propria fluidità in attacco l'Elmas, che ora recupera un altro pallone dopo il rimbalzo difensivo. Casadei a gestire il possesso, prende posizione Secci, che ora riceve. Linea di fondo per Secci, che prova a lavorare con il fisico, è chiusa da due avversari, scarico difficile, tiene vivo però il pallone la numero 5 Loddo. E poi il tiro da due punti a segno, e pian piano l'Elmas cerca di ricucire lo svantaggio. Ora meno 17, 30-13. Qui cerca il corridoio De Pasquale, manda per aria il tiro, subisce il fallo, fallo che è arrivato prima dell'azione di tiro probabilmente. Esce intanto Manfre, è in campo con il numero 17, c'è Silvia Masala. Non era considerata in azione di tiro De Pasquale, che ora riceve nuovamente, rimessa dal fondo, eseguita, e altro fallo per l'Elmas. Sei minuti, 47 secondi, qui al Palarestivo, 30-13, il punteggio, 32-13, ora con il canestro di Anna Ljubenovic, che ha trovato bene spazio sulla rimessa dal fondo. Secci, la ricezione in punta, accoppiata con Masala, prova il taglio backdoor, Serra, ora Serra che prova a lavorare contro Ridolfi. Cerca spazio Serra, difesa troppo fisica da parte di Giulia Ridolfi. Arriva la chiamata arbitrale. Dovrebbe essere il primo fallo personale, proprio così, per Giulia Ridolfi. Ora Serra dal palleggio, arriva il blocco di Loddo, ancora a lavorare sul blocco, ora riceve Loddo. Prova la partenza Loddo, riceve in qualche modo Secci, si alza ancora il livello della pressione difensiva del San Salvatore, scade il cronometro dei 24 secondi senza che la formazione masese riesca a trovare un tiro. Palla nuovamente in gioco, il possesso gestito da Annalussu, trovata Ada De Pasquale, difesa di Casadei, il giro e tiro per Ridolfi, sbagliato, lavora bene al rimbalzo Annalussu contro due, riesce a servire in qualche modo Masala. Ora il ribaltamento per Ridolfi, lontano da canestro, serve Lussu, cerca di prendere posizione, non ci riesce, sta scadendo il cronometro dei 24, tiro sulla sirena da parte di Lussu, non è riuscita a lasciar partire la parabola in tempo utile il capitano del San Salvatore. E allora riparte l'Elmas, che in questo secondo quarto è riuscita a girare qualche vite difensiva. Qui rischia di perdere il pallone, ci riesce poi in un secondo momento Serra, ma arriva in suo soccorso la numero 7 Martina Angius. Arriva il fischio arbitrale, c'è un fallo di Giulia Ridolfi, e il secondo speso a pochi istanti di distanza dal primo. Qui è esagerata la sua pressione sulla palla, applaude comunque le sue giocatrici. Coach Fabrizio Staico, che sta rivedendo quell'intensità difensiva che aveva caratterizzato il primo quarto. Qui Secci, la finta di passaggio, spalle a canestro contro due, il pallone per Loddo, linea di fondo e altro fallo stavolta di Annalussu. Dovrebbe essere il secondo anche per lei. Si tratta invece della prima
sanzione disciplinare comminata al capitano del San Salvatore. 5 minuti 9 secondi prima dell'intervallo lungo. In lunetta c'è Alessia Loddo che ha sbagliato la sua prima conclusione a cronometro fermo. 0 su 2, per poco non recupera il rimbalzo Martina Angius, non ci riesce però, riparte il San Salvatore, c'è il bel taglio di Ridolfi che segna, pescata bene anche qui con il backdoor Giulia Ridolfi. 34 a 13. San Salvatore in perfetto controllo, qui il piazzato per Secci a segno, bel canestro della lunga di casa Oratorio Elmas. Qui Ljubenović trova in angolo Ridolfi, la palla dentro per Masolo, ancora fuori per Ridolfi, ha spazio per il tiro da tre, lo manda per aria, è corto, scivola qui Ljubenović, c'è però il fallo commesso da Martina Angius. C'è il bonus, quindi due tiri liberi per Anna Ljubenović che ora asciuga anche il parquet, pronta a tornare in campo. Intanto Michela Laccorte che si siede ora sul cubo dei cambi. Sbagliato il primo tentativo a cronometro fermo da parte di Anna Ljubenović. Tanto vi ricordiamo ovviamente che questa è solo la prima giornata del torneo Acqua San Giorgio. Domani le finali, terzo e quarto posto a partire dalle 18 e poi la finalissima alle 20:30, ovviamente in rigorosa diretta su direttasport.it e su sardegnasport.com, le case dello sport sardo anche per la prossima stagione. Tutti gli approfondimenti, le interviste ai protagonisti e non solo. Tanto Ljubenović, altro layup, fa valere centimetri e fisico. 36 a 15, ripristinato il più 21 che aveva concluso il primo quarto di gioco, 3 minuti e mezzo prima dell'intervallo lungo. A lavorare dal palleggio c'è Loddo, l'anticipo tentato da De Pasquale, applaudita dalle compagne. Doppio cambio per coach Fabrizio Staico che abbassa un po' il quintetto, dentro Michela Laccorte, dentro anche con la maglia numero 16 Denise Pinna, classe pensate 2001, altro prospetto del florido vivaio del San Salvatore che vuole puntare sulle sue ragazze, federazione permettendo ovviamente, come abbiamo detto e ripetuto nel corso di questa telecronaca e soprattutto nel corso della presentazione del match con il dirigente responsabile Gabriele Cinus. Il possesso nelle mani di Michela Laccorte, qui l'anticipo tentato da Loddo che si immola al recupero del pallone e subisce anche il fallo. Alessia Loddo, bonus anche per l'Elmas e dunque due tiri liberi per la giocatrice in maglia numero 5 bianco-blu. Elmas che nella scorsa stagione nel torneo di Serie B si è resa protagonista di un campionato di assoluto valore, terzo posto al termine della regular season e poi gli spareggi interregionali per la promozione nel campionato di Serie A2 dove si è arresa in due partite a Varese, comunque un risultato più che lusinghiero per la formazione masese. Qui arriva il piede di Loddo a stoppare il passaggio di De Pasquale, 36 a 17 il punteggio, mentre ci avviciniamo a grandi falcate al termine di questo secondo quarto. De Pasquale, dimenticate il tiro da tre punti, non perdona Ada De Pasquale che incassa anche l'incoraggiamento delle
tante giovanissime tifose accorse qui oggi al pararestivo. Angius pesca bene il taglio di Casadei, va a commettere il fallo Denise Pinna. Fallo che manda in lunetta Benedetta Casadei. Sbagliato il primo tentativo a cronometro fermo da parte di Benedetta Casadei. 0-2, rimbalzo difensivo controllato da Silvia Masala. Riparte il San Salvatore con Michela Laccorte, la ricezione di Ada De Pasquale, il taglio di Laccorte, si propone Ridolfi, ora il taglio nel cuore dell'area per Masala, fuori da De Pasquale, prende la tripla, stavolta è lunga e non di poco. Rimbalzo controllato dall'Elmas che si riporta in zona offensiva a gestire le operazioni, c'è ancora Alessia Loddo, qui l'anticipo di De Pasquale, giocatrice che sta confermando la sua crescita costante e imponente. Quest'anno chiamata a essere una delle leader della formazione giallonera. Ora Loddo, il blocco di Serra, fuori per Secci, ancora un piazzato, stavolta non vede neanche il ferro, la sua conclusione, palla ancora dentro per Casadei e San Salvatore che registra un'altra buona difesa, infatti il cronometro dei 24 secondi scade senza che l'Elmas riesca a trovare la via del canestro. 39-17, più 22 per le giallonere. Ora De Pasquale chiede il pallone Ridolfi, va in penetrazione De Pasquale dove c'era ancora Ridolfi. Difficile la conclusione di De Pasquale che sbaglia. Siamo nell'ultimo minuto e mezzo di questo primo tempo. Casadei, servita Angius, ancora la difesa di Laccorte, va ora a cercare anche il pallone contro Serra. Serra ha difficoltà, infatti butta via il pallone, lo recupera Laccorte, c'è in contropiede solitario a De Pasquale che poi scivola. Probabilmente è bagnato il parquet a ridosso dello Smile. Ferma il gioco l'arbitro, ora si riparte per l'ultimo minuto di questa partita. 41-17, punteggio piuttosto eloquente, giustificato ovviamente dalla differenza di categoria delle due squadre. Ora Casadei cerca il tiro, lo trova in allontanamento, bel canestro per lei. 41-19. Denise Pinna prova a sfidare la difesa del San Salvatore e segna con il fallo, anzi no, rovina tutto tra virgolette la chiamata giusta, per carità, del duo arbitrale. Infrazione di passi da parte di Denise Pinna, però ha lasciato intravedere delle ottime doti andando con grande aggressività verso il ferro, un passo in più probabilmente per lei. Comunque giocata assolutamente incoraggiante da parte sua. Qui tanti giovani tifosi del San Salvatore avevano gridato al gioco da tre punti potenziale, è arrivata invece l'infrazione di passi. 41-19 ancora il punteggio, 13 secondi da giocare e Alessia Loddo in lunetta per cercare di rimpinguare un pochino il bottino dell'Elmas. 2-2 a cronometro fermo, 41-21 più 20 San Salvatore Selargius. Ora Masala fuori ancora per Laccorte, 4 secondi, si deve affrettare Laccorte, prova a fare tutto da sola, allo scadere ci prova Giulia Ridolfi, non trova la via del canestro e allora finisce anche il secondo quarto qui al pararestivo. San Salvatore Selargius assolutamente in controllo delle operazioni
sul 41-21. Noi andiamo in pausa per 10 minuti, poi torneremo in diretta ancora per raccontarvi il secondo tempo di San Salvatore Oratorio Elmas. Torniamo in diretta con le immagini di Andrea Farris per directasport.it, sardegnasport.com. Primo torneo Acqua San Giorgio, Palare Estivo di Cagliari. In campo San Salvatore Selargius e Oratorio Elmas. Il punteggio dopo i primi 20 minuti vede avanti la formazione giallonera allenata da coach Fabrizio Staico con il punteggio di 41-21. Primi due quarti in cui sono emerse tutte le inevitabili differenze tra le due squadre, che lo ricordiamo parteciperanno due campionati diversi. Il San Salvatore sarà impegnato nel girone nord di Serie A2, l'Oratorio Elmas invece parteciperà, seppur con importanti ambizioni, al torneo di Serie B. San Salvatore che ha approcciato partita con piglio aggressivo, propiziando tante palle recuperate che le sono poi valse il vantaggio di 20 punti che ha conservato fino al termine del primo tempo. Dunque le giallonere si candidano, sono assolutamente candidate in questo momento a sfidare domani nella finale per il primo posto il CUS Cagliari, che ha battuto altrettanto nettamente, si potrebbe dire, le padrone di casa della Virtus Cagliari nel match inaugurale che avete visto in diretta ovviamente su directasport.it e sardegnasport.com. È iniziato il terzo quarto, riepiloghiamo i quintetti per il San Salvatore. In campo Anna Lussu, Anna Ljubenovic, Michela Laccorte, la numero 15 è Giorgia Manfre. Dobbiamo abituarci, dato che è uno dei volti nuovi di questa squadra. E poi chiude lo starting five del terzo quarto ovviamente la numero 5 Ada De Pasquale. Per l'Elmas invece Casadei, Loddo, la numero 17, si tratta di Sau, la numero 15 Secci e la numero 8 De Salvi. Queste sono dunque le 10 giocatrici in campo. Si fa spazio la corte che poi attacca il canestro e va a subire il fallo. Fallo della numero 5 Loddo, primo fallo personale di Alessia Loddo e rimessa offensiva per il San Salvatore. Si incarica della rimessa in gioco proprio Michela Laccorte, si smarca Anna Lussu, riceve invece Anna Ljubenovic, attacca dal post, la finta, il tiro e potenziale gioco da tre punti. Davvero gran giocata di Anna Ljubenovic, giocatrice di grande davvero caratura. In allontanamento prima prende posizione a sportellate, come si dice in questi casi, poi lascia partire il tiro cadendo all'indietro. Due punti più il libero aggiuntivo, aggiusta la posizione, poi sbaglia il tiro a cronometro fermo la giocatrice slovena Alessia Loddo. Ha spazio per il tiro da due punti, lo sbaglia, recupera il rimbalzo Manfre che svetta sulle avversarie dirette, decide di non attaccare subito il canestro. De Pasquale pescata con il ribaltamento, la corte che ha spazio per il tiro, lo lascia partire e lo manda a segno con la mano mancina. Bel canestro da parte di Michela Laccorte che firma il 45-21. Mini parziale di 4-0 San Salvatore in apertura di questo terzo quarto. Qui il tiro da parte di Sau aperto con spazio ma non riesce a mandarlo a segno. Ora Anna Lussu, il blocco di Ljubenovic, ha spazio Ljubenovic, non pensa neanche per un istante al tiro, serve Michela Laccorte che però commette passi in partenza. Palla persa allora per il San Salvatore. 8 minuti prima dello scadere del terzo quarto, qui
si prodigano. Prima Anna Lussu, poi Anna Ljubenović nel tentativo di fermare la penetrazione della giocatrice avversaria. Si trattava di Loddo, che è riuscita comunque ad andare a referto. Qui lamenta un fallo De Pasquale, non viene però premiata dal fischio degli arbitri. Si riporta in attacco l'Elmas. Da tre, Loddo a segno. Alessia Loddo. E segnali di vita importanti per la formazione di coach Carla Tola, che, ripetiamo, non aveva iniziato questo match nel migliore dei modi e poi è andata a crescere pian piano. Ripetiamo, risultato che non può essere indicativo in una partita di questo tipo, ma si cercano ovviamente altri segnali. Qui bel canestro lavorando, spalle a canestro per Manfre. Forse una delle note maggiormente positive di questa partita, assieme anche a Giulia Ridolfi, saranno chiamate a fare la differenza nel settore lunghi il prossimo campionato, le due, Manfre e Ridolfi appunto. Qui intanto posizione profonda per Ljubenović, giro e tiro morbidissimo appoggiato al tabellone, altri due punti per Ljubenović. Non è una sorpresa ovviamente il suo rendimento, sempre costante, sempre importante. Qui segna e subisce il fallo. Sau trova lo spazio per la penetrazione, un po' distratta la difesa del San Salvatore, qui manca l'aiuto e Sau ne approfitta andando a realizzare ora l'occasione per accorciare sul meno 20, 49 a 28 infatti il punteggio, con 6 minuti e mezzo ancora da giocare prima dell'ultimo mini intervallo al Palare Estivo di Cagliari. Diretta sport.it e sardegnasport.com in diretta per il primo torneo Acqua San Giorgio. Corto il libero di Sauma, c'è il rimbalzo di De Salvi, perfezione il controllo Secci e poi si riparte ancora da Sau, il taglio backdoor, ma capisce tutto con la sua grande esperienza Ljubenović. Pallone vagante che è preda di Secci, lavora molto bene Secci e manda a referto il semigancio. Intanto Anna Lussu a tutta velocità non riesce però a realizzare quel fallo su Casadei, troppo aggressiva probabilmente Michela Laccorte nel tentativo di recuperare subito palla. Rimessa in gioco eseguita, allunga la difesa del San Salvatore per rosicchiare qualche secondo all'attacco dell'Elmas. Elmas che ora gestisce con Loddo, ricezione in punta da parte di Secci, mani addosso per Manfre che si lamenta, ma sembra tutt'altro che peregrina in questo caso la chiamata arbitrale. Quarto fallo di Manfre. Coach Fabrizio Staico, che però in panchina non fa una piega, decide di lasciarla in campo. La pressione sulla rimessa di De Pasquale, riceve ora Sau. Lussu prova a difendere su Sau, che aveva trovato un buon corridoio al centro dell'area. Arriva un altro fallo, vediamo chi è l'autrice, probabilmente Anna Lussu. Tre falli a due la situazione, vede avanti il San Salvatore. Rimessa dal fondo, se ne incarica Alessia Loddo. Rimessa dal lato, fanno rettificare i due arbitri, con Alessia Loddo che prende posizione, va su di lei a difendere Michela Laccorte che si sbraccia, esce per ricevere Sau. L'anticipo qui ancora molto attiva sulla linea di passaggio Giorgia Manfre. Si prepara un cambio in casa San Salvatore con l'ingresso in campo della numero 13 Giulia Ridolfi, proprio al posto di Manfre. Lo ricordiamo, quattro falli personali per lei, probabilmente l'unica giocatrice in questa partita fino al momento con problemi di falli. Qui palla vagante, se la giudica Loddo. Spazio per il piazzato di Secci, ancora morbido, a segno.
meno 17 per l'Elmas, che ha trovato col passare del tempo buona qualità nei suoi attacchi. Qui Ljubenović in punta, prova il tiro da tre punti, corto, rimbalzo di De Salvi, accelera le operazioni offensive Sau, chiama vicino a sé Loddo, la pressione furiosa di Anna Lussu, si butta a terra De Pasquale, infrazione di piede chiamata dagli arbitri. Elmas che conserva il possesso, ma per un allenatore è senza dubbio confortante, seppur a settembre, vedere una propria giocatrice che si tuffa a terra per recuperare un pallone vagante. Infatti coach Fabrizio Staico, a giudicare dall'espressione facciale, insomma, pare assolutamente tranquillo. Qui Lussu, il pick and roll giocato con Seci che si propone ancora, qui sportellate con Ljubenović, fallo di Ljubenović che non è d'accordo, per usare un eufemismo è il suo terzo fallo personale. E Alessia Loddo che si va a incaricare della rimessa dal lato, esce dai blocchi Sau, arriva per il pick and roll De Salvi, pallone vagante, sporcato, ora c'è spazio per il piazzato a segno da parte di De Salvi. ...49-34... meno 15... Elmas. Qui un nuovo fischio arbitrale, vediamo chi è l'autrice del fallo, è la numero 15 Roberta Secci. Doppio cambio per coach Fabrizio Staico, richiamato in panchina Anna Lussu e Ada De Pasquale. Sul parquet tornano Laura Palmas e con il numero 14 Francesca Mura. Abbiamo avuto modo di parlare e di approfondire, insomma, la situazione di entrambe nel corso della telecronaca. Lo ripetiamo a beneficio di chi si fosse collegato soltanto in questo momento su directasport.it e su sardegnasport.com. Insomma, da una parte Laura Palmas, giocatrice esperta per la categoria, una delle bandiere di questo San Salvatore, dall'altra parte invece un prospetto di sicuro avvenire, Francesca Mura, classe 2000, già nazionale under 15. Grave problema fisico per lei nella scorsa stagione, ha recuperato e è pronta a dare un'importante mano d'aiuto alle sue compagne nel prossimo campionato di serie A2 femminile, seppur in deroga. Infatti abbiamo sentito dalle parole del dirigente responsabile, il signor Gabriele Cinus, la federazione permette solamente con deroga il tesseramento di giocatrici classe 2000 e 2001, dunque una tegola per il San Salvatore che da questa stagione ha deciso di puntare forte sul proprio vivaio, e questa insomma la strada che tutte le squadre sarde devono e stanno cercando di perseguire. Qui intanto un conciliabolo che vede coinvolti anche i due allenatori, probabilmente si discute di cronometro, difficile dalla nostra postazione andare a capire quale fosse il problema in questione. Fatto sta che si riprende con il possesso per il San Salvatore Selargius, 4 minuti e 10 secondi prima dell'ultimo mini intervallo, riceve proprio Francesca Mura che attacca il pitturato fuori per la corte, pensa al tiro, poi rinuncia, palla dentro per Ljubenović, ricezione profonda, poco aggressiva forse in questo caso la slovena nell'andare a cercare il tiro, tiro che è sbagliato in questa circostanza, segna invece Alessia Loddo. E attenzione perché l'Elmas si riaffaccia sul meno 13, probabilmente è il minor svantaggio di questa partita se non andiamo errati. Qui persa Ljubenović che si fa perdonare subito dopo l'errore precedente, bello anche l'assist da parte di Giulia Ridolfi. 51-36, attacco Elmas, in campo c'è con il numero 6 Caterina Cocco, il suo primo ingresso in questa partita. Qui palla vagante, se ne impossessa Michela Laccorte, il giro di Michela Laccorte sul perno, trovata Anna Ljubenović che segna con il fallo.
piccola sbandata per il San Salvatore che torna subito in carreggiata. Canestro più fallo per Ana Ljubenović. Realizzato anche il libero aggiuntivo, 54-36. Ana Ljubenović che dovrà essere probabilmente anche la trascinatrice emotiva, ovviamente assieme al capitano Anna Lussu, in questa stagione per il San Salvatore. Non fa più parte della squadra Dita Rosenberga, giocatrice lettone che è stata trascinatrice soprattutto in termini di punti, di rendimento offensivo nel corso della passata stagione che abbiamo avuto modo di raccontarvi su directasport.it nel corso del nostro primo anno di vita. E ora anche Directa Sport si appresta a crescere nel suo secondo anno. Importanti accordi sono già stati siglati per la prossima stagione sportiva per quel che concerne il basket, di alcuni vi abbiamo già parlato, di altri vi andremo a rendere conto insomma a brevissimo, ma si preannunciano importanti sorprese per tutti i nostri affezionati per quel che concerne il basket, ma non solo. Rimaniamo intanto sulla partita, 54-37. Alessia Loddo, ovviamente partita che non ha più nulla da dire dal punto di vista del punteggio, rimane la curiosità per insomma andare a osservare come i rispettivi tecnici stanno allestendo le due squadre. Qui persa completamente Michela Laccorte, che sbaglia da tre punti ma trova la collaborazione di Laura Palmas. Altro tiro aperto per Mura, che sbaglia dalla media distanza. Qui perde il pallone contro la pressione di ben due avversari, la numero 17 Sau. Se c'è un tema portante della partita del San Salvatore è proprio l'aggressività, il grosso dispendio di energie in zona difensiva. Ne andremo sicuramente a parlare nel post partita con coach Fabrizio Staico, compostissimo in panchina, affiancato da Pat Marcello, sicuramente una presenza d'eccezione nella panchina del San Salvatore. Attacco dell'Elmas, ora Cocco in qualche modo riesce a servire Serra, controllata da Mura. Torna fuori da Cocco, qualche difficoltà nel palleggio, furiosa la pressione di Laccorte, qui trova lo spazio per la penetrazione, non in tempo utile però De Salvi, perché scade il cronometro di 24 secondi. Coach Carla Tola addirittura con due piedi in campo per discutere la decisione arbitrale. 1:16, chiamato lo schema a corna da parte di Michela Laccorte, che si porta in zona offensiva. Contro di lei Alessia Loddo, esce dai blocchi Francesca Mura, palleggio, arresto e tiro, sfortunata qui Mura, altro rimbalzo di Palmas, davvero attivissima sotto le plance, sfortunata anche lei con il tiro piazzato dalla media distanza. Alessia Loddo dal palleggio, De Salvi, il tiro piazzato molto corto, qui commette l'errore di palleggiare in una zona in cui non sarebbe forse troppo indicato. Ana Ljubenović, gran passaggio no look per il taglio di Ana Ljubenović, applausi scroscianti anche dalle compagne, sprazzi di bella pallacanestro che non sono mancati comunque anche in casa San Salvatore oggi. Ora Loddo un po' in difficoltà contro Michela Laccorte, che si accusa del fallo, e il cambio con Francesca Cavalieri, che è pronta a tornare sul parquet. Esce De Salvi, primo fallo di Michela Laccorte, intanto rimessa dal lato per Alessia Loddo,
anzi non si tratta di rimessa dal lato, c'è il bonus, non ce ne eravamo accorti. E dunque due liberi per Alessia Loddo, corto, molto corto il primo libero, quando insomma i tiri sono corti, probabilmente è anche un problema di gambe, comprensibile a questo punto della stagione, con il campionato che deve ancora iniziare, con le squadre che sono reduci dalla preparazione fisica e quindi grossi carichi fisici da smaltire pian piano. Qui ancora bel taglio di Ljubenović, probabilmente c'era il fallo, rimane sbigottita Ana Ljubenović, era evidente il fallo e i suoi danni. Intanto è finito anche il terzo quarto, San Salvatore ancora in pieno controllo, 56-38 il punteggio, Ana Ljubenović va a contestare la decisione arbitrale. Noi ci risentiamo tra poco più di un minuto e mezzo per vivere l'ultimo quarto di questa sfida. Ancora in diretta dal Palare Estivo di Cagliari, primo trofeo Acqua San Giorgio, San Salvatore Selarjus e Oratorio Elmas in campo, 56-38 il punteggio in favore del San Salvatore. Coach Fabrizio Staico che è andato a discutere, diciamo, in maniera piuttosto energica con le sue giocatrici, non vuole assolutamente che si abbassi la tensione nonostante il punteggio. Michela Laccorte dà subito una risposta direi più che positiva, andando ad aggredire il ferro, non arriva poi il canestro in questo momento, ripetiamo, è un dettaglio che ci può comunque stare in un altro momento della stagione, ovviamente coach Fabrizio Staico pretenderà anche i due punti, però la risposta è quella che conta, è stata positiva. Qui altro recupero, controllata la sfera da parte di Mura, perfeziona poi Michela Laccorte, sbagliato il passaggio, l'Elmas che decide di ragionare in piedi, forse per la prima volta oggi, coach Staico. Qui la partenza di Serra, partenza incrociata rischiosa oltre il limite dell'infrazione di passi, puntuale la chiamata del signor Curreli. E si riporta in zona d'attacco il San Salvatore con il possesso gestito da Michela Laccorte. Laura Palmas lavora dal palleggio, chiude il palleggio forse un po' troppo presto, circolazione sul perimetro a premiare Michela Laccorte, trova fuori ancora Masala, 5 secondi prima dello scadere del cronometro di 24 secondi. Bella giocata qui
con il taglio pescato da parte di Masala. Bell'assist di Lacorte, si è fatta trovare molto bene anche Masala. 58-38, ripristinato il più 20 da parte del San Salvatore, che ha approcciato molto bene questo ultimo quarto. Qui il tiro da tre punti sbagliato da parte della numero 17 Marcella Sau. San Salvatore che ha dato fondo a tutta la panchina. Qui Giulia Ridolfi, bel movimento, spalle a canestro, sbaglia, rimbalzo controllato però è tripla aperta, offerta a Michela Lacorte, però non è riuscita nel suo intento. 8 minuti prima dello scadere. Alessia Loddo, bene dentro per il taglio di Serra, ha provato un difficile scarico lungo la linea di fondo per Francesca Cavalieri. L'idea non era male, l'esecuzione è difficile, infatti non sono riuscite nella realizzazione le due giocatrici masesi. San Salvatore in attacco con Laura Palmas, sale Masala, ora la ricezione per Michela Lacorte, mano sinistra, trova bene Masala, scusate Ridolfi, si trattava della numero 13 Ridolfi che segna a fronte a canestro e poi trova anche la forza per tenere il contatto e mandare a segna appunto il tiro con il fallo. 60-38, punteggio eloquente, mentre si preparano a tornare in campo Ada De Pasquale e Denise Pinna. Libero convertito, escono Francesca Mura e Michela Lacorte. 61-38, 1-1 la situazione dei falli. 7 minuti e 30 secondi prima della fine di questo match da cui uscirà l'altra finalista del primo trofeo Acqua San Giorgio, l'altra finalista il Cus Cagliari, che ha trionfato nel primo match sulla Virtus Cagliari, altra finalista che sarà ovviamente, salvo improbabilissime sorprese, il San Salvatore, partita che potrete vedere domani dalle 20:30 in rigorosa diretta su directasport.it e su sardegnasport.com, finalissima che sarà anticipata a partire dalle 18 dalla finalina di consolazione tra Virtus Cagliari e Elmas. Qui allunga ancora la difesa il San Salvatore, ancora molto aggressivo, ora Serra cerca di punire e ci riesce trovando un piazzato con l'aiuto del tabellone. 61-40, più 21 San Salvatore Serargius. Laura Palmas per Ridolfi, il taglio di Masala che va a scontrarsi con Sau, vediamo qual è la chiamata arbitrale, dovrebbe essere un fallo difensivo da parte di Sau, è così trattenuta, e questa la chiamata arbitrale. Sau che esce poi, e questo era il suo quarto fallo, e torna in campo con il numero 1 Benedetta Casadei. Palla fuori per Ridolfi, prova a sfidare Loddo portando la spalle a canestro, subito il fallo da parte di Alessia Loddo, e arriva un altro cambio sul parquet con Adele Schirru che prende il posto di Laura Palmas, richiamata in panchina delle Schirru, l'altra classe 2000 in casa San Salvatore. Qui pescata bene dopo la rimessa, ma c'è la stoppata di Cavalieri, una reazione quasi d'orgoglio da parte sua, l'unico elemento forse in casa Elmas che può reggere il confronto fisico con le lunghe del San Salvatore. Francesca Cavalieri, trascorsi per lei, ripetiamo, in A2 l'anno scorso con l'Astro Cagliari.
rimessa eseguita, palla per Loddo, difficile il passaggio per Casadei, palla persa, Ridolfi vuole fare tutto da solo in mezzo a due, perde palla. Ora Casadei decide di aspettare, trova Cavalieri, Cavalieri per Casadei, 14 secondi ancora per l'attacco dell'Elmas che ora si affida a Serra, il tiro in corsa contro la difesa giudicata irregolare da parte di Schirru. Terzo fallo di squadra per il San Salvatore, due liberi per Alessandra Serra. Decisamente lungo il primo libero da parte di Alessandra Serra, che avrà un'altra chance. 61-40, 5 minuti 54 secondi, sbagliato anche il secondo libero, controlla il rimbalzo Giulia Ridolfi. Ora un'altra pregevole azione personale da parte di Denise Pin, stavolta non c'è fischio arbitrale che tenga, due punti. Classe 2001, Denise Pina, che certamente non difetta di personalità, davvero giocatrice interessante che ci ha colpito oggi per quel che può valere. Insomma, questa partita si intravedono segnali da giocatrice vera per questa classe 2001, che ora va a gestire il possesso offensivo del San Salvatore. 63-42, Masala in punta contro la pressione di Angius, fischio arbitrale, finisce a terra Loddo e il fischio arbitrale va proprio a punire lei. Terzo fallo personale da parte di Alessia Loddo, che manderà in lunetta, anzi no, non manda ancora in lunetta. Quarto fallo di squadra per l'Elmas. Si tratta di una semplice rimessa laterale per il San Salvatore, invasione da parte di Casadei nella zona di rimessa, fa ripetere il signor Basso. Palla per Ada De Pasquale, che va subito a cercare il corridoio in penetrazione, partenza irregolare da parte di Schirru, Adele Schirru. Ora Loddo dal palleggio, si sbraccia Cavalieri, bel passaggio di Loddo, schiacciato a terra. Pregevole gioco a due tra Loddo e Cavalieri. Bella l'esecuzione del passaggio, col timing giusto e anche l'esecuzione corretta in quella situazione. Il lungo va spesso servito con un passaggio schiacciato. 63-44, qui l'attacco di Ada De Pasquale. Va dentro, non trova ostacoli e appoggia il canestro del nuovo più 21 San Salvatore. 65-44 il punteggio. 4 minuti allo scadere del match. Cavalieri, pescata dall'altra parte Andrews, il tiro che non trova neanche il ferro, si lotta sul pallone vagante tra Cavalieri e Pina, scade il cronometro e San Salvatore che recupera il possesso della sfera. Siamo rimasti volutamente in silenzio per qualche istante per sentire il contenuto. Fabrizio Stanco all'indirizzo di Ada De Pasquale, un problema di spaziature in attacco, in situazione di blocco, ma quel che siamo riusciti a origliare, tra virgolette. Tanto riprende il gioco con il possesso per Silvia Masala, qui un passaggio davvero difficoltoso per la ricezione di Ridolfi, che infatti non riesce a raggiungere il pallone. A buon gioco l'Elmas, che recupera la sfera e ora la gestisce con Loddo. Altro passaggio schiacciato interessante per Secci, stavolta controllata bene
un tiro praticamente da dietro il canestro stavolta per Cavalieri, conclusione molto difficile che non riesce a mandare a referto la giocatrice ex Astro Cagliari. Qui decide di rallentare, chiama lo schema testa Ada De Pasquale con Denise Pinna. Ora Ridolfi, il taglio di De Pasquale, forse infrazione di passi, in ogni caso perdonata dagli arbitri, aveva sbagliato Ada De Pasquale. Qui si prodiga nel tentativo di recuperare il pallone, Benedetta Casalei non ci riesce, San Salvatore che si può riportare in zona d'attacco, intanto è pronta a rientrare Francesca Mura, esce Ada De Pasquale. E dunque abbiamo assieme un quintetto interessante in casa San Salvatore perché ci permette di vedere all'opera tutte e tre le giovanissime del vivaio, ovvero con la numero 9 Adele Schirru che è andata adesso a tentare senza fortuna la conclusione, con il numero 14 Francesca Mura che è ancora in campo, con la numero scusate 16 Denise Pinna, rimessa proprio per Mura, pescata bene Ridolfi che non ha difficoltà ad appoggiare il layup del 67-44. Dovrà senz'altro rivedere la propria difesa in situazioni di rimessa dal fondo. L'Elma che ha subito tanti canestri identici, coach Carla Tola non ha mancato di sottolineare questo aspetto. Qui intanto è arrivato il bel canestro dall'angolo per Camilla Mereu, giocatrice in maglia numero 23, nuova entrata. Altro recupero dell'Elmas propiziato probabilmente da un'infrazione di passi. Il possesso gestito da Roberta Secci, spalle a canestro c'è Cavalieri, prova il giro sul perno, il tiro in allontanamento è sbagliato, rimbalzo conquistato da Pinna che accelera, poi decide di rallentare, trovata in punta Mura che ha lo spazio per il tiro da tre, corto, recupera il rimbalzo di Dolfi, pescata molto bene dentro il pitturato Adele Schirru che cerca il layup, trova il fallo netto, evidente, la manda in lunetta per due tiri liberi a 1 minuto e 35 secondi dallo scadere. Primo libero a segno per Adele Schirru, 2 su 2 per lei. Ci avviciniamo intanto alla conclusione di questa partita, vi ricordiamo subito dopo la sirena finale, rimanete ancora con noi perché andremo a raccogliere a caldo le sensazioni dei due coach. Qui infrazione di passi per Secci, sue timide proteste. Tanto notiamo nel parterre del palarestivo coach Nello Schirru, allenatore della Virtus Cagliari, che è rimasto ad assistere al match. Ora dal palleggio Mura rischia ma trova una bella linea di passaggio per Schirru, non è buona l'esecuzione, la qualità del passaggio, deve affrettarsi per un tiro, il San Salvatore lo trova allo scadere dei 24 secondi e lo manda a referto con grande freddezza. Ancora Giulia Ridolfi, risaltato non poco la sua classe, la sua anche prestanza fisica in questa partita. Qui un'apertura un po' avventata, recupera palla l'Elmas, servita a spalle a canestro Secci, il passaggio quasi consegnato per il taglio di Camilla Mereu, non riesce però a controllare Mereu. Ultimi 37 secondi di questa partita, 71-46 il punteggio in favore del San Salvatore. Denise Pinna ancora aggressiva, arresto e tiro vincente, non le manca la faccia tosta, lo abbiamo detto. 73-46 ora, mentre attacca Mereu. Ora palla vagante, si butta a terra, Cavalieri riesce a tenere vivo
Loddo per Seci, arresto e tiro fronte a canestro, il lungo, bel rimbalzo da parte di Cavalieri che converte. Poi con il layup, mano destra. 73-48, ultimo possesso per il San Salvatore. 2 secondi, deve affrettarsi Pinna che lascia partire una parabola allo scadere che non trova il canestro. Allora finisce così, 73-48 il finale. Dunque sarà il San Salvatore Selargius a sfidare l'Astro Cagliari, scusate, il Cus Cagliari. E come cavolo? Ecco, dopo qualche difficoltà tecnica siamo riusciti a entrare in campo. Dicevamo, sarà il San Salvatore Selargius a sfidare il Cus Cagliari nella finale per il primo posto. Domani coach Fabrizio Staico ci raggiungerà tra qualche istante. Vediamo se coach Carla Tola è a disposizione. Non è nei paraggi nemmeno lei, allora vedremo quale sarà il primo tecnico a raggiungerci. Arriva coach Fabrizio Staico. Ecco coach, siamo in diretta su directasport.it. Allora, insomma, una partita amichevole, il risultato fa testo fino a un certo punto. Le indicazioni che si possono trarre da questa partita sono in primo luogo, secondo me, dall'applicazione difensiva che hanno mostrato le ragazze, soprattutto all'inizio della partita. Sì, soprattutto all'inizio, poi gli ultimi 2 quarti l'applicazione difensiva presumo che fosse inesistente. Tanti fattori fisici, il fatto che si sta anche sopra di 20 punti spesso paga, che l'intensità viene a mancare. Si gestiscono e noi senz'altro di negativo. L'unico aspetto negativo che posso dire che emerge in maniera esemplare è il fatto che manca questa continuità difensiva. Può essere anche un problema fisico a questo punto della stagione? Ma per come hanno ruotato penso di no. Parliamo un po' di questa nuova squadra che avrei a disposizione, è cambiato tanto rispetto all'anno scorso, sono cambiati anche diciamo gli equilibri, è andata via una giocatrice importante come Rosenberga, ne sono arrivate altre altrettanto importanti. Che equilibrio di squadra stai cercando di trovare? No, senza dubbio Dita Rosenberga è stata sostituita bene da Dana Ljubenović, meglio non ci poteva andare. Poi è chiaro che fisicamente siamo un po' calati rispetto all'anno scorso, abbiamo qualche centimetro in meno, abbiamo ingresso di delle giovani che sono non giovani ma sono giovanissime, però per il quale il San Salvatore ha investito tanto. Poi che tipo di campionato ci può aspettare? Senz'altro un campionato dove il sacrificio penso che sia il protagonista principale. Vorrei soffermare un attimino sulle giovani, ne abbiamo parlato anche nel corso della telecronaca, una su tutte, Pinna, ha mostrato davvero faccia tosta oggi, anche le altre non sono state da meno, certo. Punterai forte su di loro? Sì, su Pinna no, perché non è possibile farla giocare, su Mura e senz'altro Eschirru sì, senza dubbio, devono lavorare tanto. Era giusto che vivessero questo torneo minuti importanti anche per capire a che cosa si va incontro. E senz'altro domani lo scopriranno ancora di più anche cosa si va incontro. Perfetto, allora ringrazio coach Fabrizio Staico, lo lascio libero di raggiungere le sue ragazze. Vediamo se è ancora a disposizione coach Carla Tola. Coach, siamo in diretta, 2 battute per directasport.it, ci avviciniamo in favore di telecamera. Allora, dicevamo anche con coach Staico, il risultato in partite di questo tipo fa testo fino a un certo punto, quel che si cerca sono indicazioni di altro tipo. Che indicazioni le ha dato la sua squadra oggi? A parte l'inizio che è stato disastroso, dopo diciamo che si sono fatte valere abbastanza, è stato un parziale di 15-0 iniziale che è stato, forse era anche abbastanza prevedibile, era la prima uscita tra virgolette ufficiale, però tutto sommato alla fine sono contenta perché hanno reagito, potevano dare sicuramente qualcosa in più, ma siamo ancora in fase di rodaggio.
è una squadra che io ho preso quest'anno, una squadra abbastanza nuova perché sono 5 dell'anno scorso dell'Elmas e tutte le altre sono nuove, per cui c'è bisogno ancora di tempo, ho tempo per fortuna ancora prima dell'inizio del campionato e oggi è stato un bel test comunque, anche se il divario chiaramente è netto. L'Elmas si presenta al prossimo campionato con quali ambizioni? Può presentare un pochino anche quello che sarà il torneo di Serie B? Allora, sicuramente quest'anno abbiamo potuto vedere che è abbastanza livellato il girone a 8 squadre. Io personalmente, ma penso anche la società e le ragazze, vorrebbero comunque piazzarsi il più alto possibile. Le prime 4 poi faranno i playoff dopo la fase orologio. Ma principalmente mi voglio divertire, quindi poi se verranno i risultati e si va avanti, bene, sono ben contenta, la società pure. Perfetto, allora grazie a coach Carla Tola, un grande in bocca al lupo per il proseguo della stagione del Elmas. Allora direi che possiamo andare a chiudere questa diretta dal Palarestivo di Cagliari. Io ringrazio Andrea Farris che ha curato le immagini e la parte tecnica di questa partita e vi do appuntamento per domani a partire dalle 18, finale terzo e quarto posto del primo torneo Acqua San Giorgio in campo per la finalina di consolazione, ovviamente Elmas e Virtus Cagliari, e poi la finalissima a partire dalle 20:30 che vedrà impegnate San Salvatore Selargius e Cus Cagliari. Da Roberto Rubiu è tutto e l'augurio di un buon proseguimento di serata. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.